Mancano 5 minuti alla conclusione del primo tempo, va in avanti Vuizza, si oppone con bravura Augello, scatta velocissimo il contropiede di Fusina e sull'altro fronte è Chiocchetti, a sua volta molto bravo ad opporsi all'incursione solitaria dell'avversario. È una partita interessantissima, il Bologna in casa appare difficilmente superabile, l'Ortigia Siracusa attualmente al secondo posto in classifica, dominata dal Trieste insieme a Modena, la grande rivelazione di questo avvio di campionato è Rubiera. Ortigia, Modena e Rubiera hanno 10 punti contro i 14 del Trieste, il Bologna ne ha attualmente 5. Ecco che va in avanti ancora l'Ortigia Siracusa ed è il jugoslavo Milosevic che viene fermato. Gli arbitri dell'incontro sono Vigliotta e Longobardi, come al solito in postazione con noi Claudio Mele dell'ufficio stampa della Federazione Italiana Pallamano. Ecco che adesso sfuma l'attacco da parte dell'Ortigia, può recuperare con Vuizza il Bologna che va in avanti con Salvatori e poi c'è la conclusione di Brasini in tuffo, reclama Augello perché secondo lui ci sarebbe stato un'invasione dell'area di tiro. Rivediamo, vedete, no, in perfetta elevazione al di fuori dell'area di tiro. Brasini conclude e porta a 9 le reti dei padroni di casa. Claudio, come stanno andando i marcatori? Soprattutto c'è da tenere d'occhio Chionchio che nella classifica marcatori, se non andiamo errati, è al primo posto. Chionchio è ancora a 3 reti, tutte e 3 segnate su rigore, non riesce a sbloccarsi dalla distanza, ma la partita è ancora aperta e quindi forse nella seconda parte dell'incontro riuscirà a liberarsi della stretta marcatura di Permugnano. Per il momento sono state le difese ad avere la parte principale di questo incontro, sia sul fronte che sull'altro le retroguardie sono messe in grande evidenza. Chionchio ancora una volta tenta di superare Chiocchetti, non gli riesce, va in contropiede il Bologna e non riesce a realizzare con Salvatori. Riparte in avanti l'Ortigia, è una saga delle occasioni perse. Adesso c'è Sandrin che ha strattonato l'avversario, si tratta di Bronzo, il pivot dell'Ortigia che è finito a terra. Dicevo Mele che si tratta un po' delle grandi occasioni perse perché entrambe le squadre hanno avuto molte possibilità, ma vuoi i pali, vuoi la bravura dei due portieri hanno molte volte annullato la possibilità di andare a rete. Sì, da un lato l'Ortigia ha qualcosa da recriminare sugli schemi d'attacco, ha perso 3 palloni che Brasini si è incaricato di deporre alle spalle di Augello, dall'altra parte il Bologna ha trovato invece proprio in Augello un avversario insuperabile che fino a questo momento ha fermato già 6 tiri diretti in porta e quindi ha anche il Bologna ha avuto qualche problema. Intanto è andato a segnare Bronzo, la nona rete per quanto concerne l'ottava rete del Siracusa. Ecco che la stiamo rivedendo. Chiocchetti aveva intuito la traiettoria del pallone, ma ovviamente da distanza ravvicinata la palla acquista una tale velocità che difficilmente, se non con il corpo grosso, le mani bastano a deviarla fuori dallo specchio della porta. Va in avanti ancora il Bologna con Sandrin adesso in possesso di palla. Si è liberato Vuizza che però non ha ricevuto, adesso Vuizza in possesso di palla, ancora Sandrin da Brasini, Brasini viene fermato, l'arbitro ha deciso una punizione in favore del Bologna, ecco Sandrin per Brasini, ancora Brasini in possesso di palla, ha servito molto bene Salvatori che è andato al tentativo di conclusione senza riuscirvi. I portieri, come ha sottolineato poco fa Mele, stanno interpretando al meglio il loro ruolo. L'allenatore dell'Ortigia Siracusa è Milevoj, invece il Bologna è allenato da Zvonarek. Sia gli allenatori che i due stranieri sono tutti di origine jugoslava. Va in avanti ancora l'Ortigia Siracusa con Mauceri, da questi a Milosevic, ancora Mauceri, Chionchio dal suo angolo preferito, non si fa sfuggire l'occasione,
e adesso siamo in perfetta parità quando manca praticamente una manciata di secondi alla fine del primo tempo. Ecco la fine del primo tempo, però ci sarà un tiro franco per la conclusione, vale a dire che ci sarà la possibilità di esplodere un tiro con la barriera dei giocatori davanti, quindi tra il battitore e la porta. In questo caso vediamo che per motivi tattici formano una barriera davanti al probabile battitore, che potrebbe essere Salvatori ad esempio, ma potrebbe essere chiunque dei cinque bolognesi che si trovano adesso praticamente tutti in possesso di palla. A sensazione uno di essi si sgancerà e lascerà partire il tiro. Adesso l'arbitro dice che devono occupare una posizione non troppo sulla palla per permettere la possibilità di vedere se esiste un passaggio. Non dovrebbe esistere, infatti c'è una serie di finte e poi alla fine è stato Sandrin che ha tentato di sorprendere Augello. Adesso la nostra regista Tina Protasoni ci riproporrà questa azione conclusiva, questo tiro franco. Ecco che vediamo Salvatori, ecco, rivediamo l'azione, vedete che c'è una serie di finte ma è solo con il numero 10 Sandrin in possesso di palla che si gira, supera la barriera e va a cercare di sorprendere Augello. Durante questo intervallo abbiamo pregato di raggiungerci qui in postazione Baresi, ex portiere dell'Ortigia Siracusa, attualmente in A2 con l'Imola. Salve Baresi, come va? Bene, grazie. Allora, è venuto qui da spettatore oggi, da spettatore direi interessato. Beh, da spettatore interessato, rivedere i compagni è sempre un piacere. Bene, apprestiamoci a seguire adesso il secondo tempo di questo incontro tra il Bologna e l'Ortigia Siracusa, che si è concluso dopo i primi 30 minuti di gioco effettivo in perfetta parità 9-9. Una messa di reti abbastanza contenuta, riconferma del grande lavoro svolto in maniera positiva da entrambe le difese e anche dalla bravura che ha caratterizzato gli interventi dei portieri. Ecco che tutto è pronto agli ordini di Vigliotta e Longobardi, Vigliotta di Cassino, Longobardi di Conversano. Le due squadre riprendono ora il secondo tempo. La palla è per Salvatori, da questi a Brasini, fa girare con Vuizza, poi è Hulk per Mugnan, molto dimagrito ma certamente anche molto più maturato per quello che concerne il gioco collettivo oltre che gli exploit di tipo personale. Sandrin stava cercando di andare alla realizzazione, viene bloccato dalla difesa avversaria, subisce fallo, riparte Brasini. In avanti ancora con Permugnan, Vuizza, Brasini, da questi a Salvatori. E poi è Salvatori che serve Brasini, ancora Vuizza per Permugnan, Vuizza ancora in possesso di palla, serie di finte, poi è Brasini che cerca di andare nell'elevazione alla conclusione e l'arbitro ha fischiato anticipando il tiro che si era adagiato alle spalle del portiere Augello. L'arbitro ha fatto il segno caratteristico dei passi per sospinta dell'avversario, quindi fallo subito da parte dell'attaccante del Bologna, che adesso va ancora in avanti con Brasini per Vuizza che si è liberato, ha ricevuto invece Sandrin che ha subito fallo per Mugnan, ancora per Brasini, per Mugnan si mette al posto del centrale, non riceve però, poi viene fermato nell'azione d'attacco Torri, ancora Torri e poi esplode Vuizza sorprendendo gli avversari e sorprendendo anche Augello, che ovviamente si lamenta con i compagni. Come vedete giustamente la Tina Protasoni, la nostra regista, ce lo ripropone, in questo caso la colpa è limitata da parte di Augello, è tutta la difesa che doveva stare più attenta, vero Mele? Si attendevano probabilmente uno scalare dalla parte opposta e quindi erano già pronti a chiudere verso il fronte opposto a quello dove è stato rimesso il pallone, invece Vuizza ha compreso subito questa loro debolezza e ha infilato tra i due giocatori il primo e il secondo in difesa. Certo, può capitare, Augello fa bene a richiamare l'attenzione dei suoi perché queste cose non dovrebbero succedere. 10-9 dopo due minuti del secondo tempo per il Bologna, adesso è Maucieri in possesso di palla, serie di finte, poi passa a Chionchio, ha subito fallo Maucieri, ancora Chionchio in possesso di palla, si rimette la palla in gioco da parte dell'Ortigia, già avvenuto da parte di Bronzo la punizione. Malesovic
Poi va in avanti ancora l'Ortigia Siracusa. Milesovic ha cercato di andare alla realizzazione ed è stato bloccato per due volte di fila. Chionchio in possesso di palla, da questi a Bronzo, e l'Ortigia Siracusa ovviamente forse teme di poter pagare sul finire gli sforzi del primo tempo fatti per cercare di superare soprattutto i tre lunghi che si trovano al centro della difesa del Bologna, vale a dire senza dubbio Permugnan, Brasini e dall'altra parte anche il numero 5, Brasini, e poi Sandrin. E quindi adesso è un tentativo di Milosevic che è stato errato per difetto di mira. Riprende la palla Chiocchetti, che la rimette in gioco dandola immediatamente a Vuizza, il quale dà ordini ai suoi compagni. Ancora Vuizza al centro, poi va in avanti Vuizza, da questi a Brasini, da Brasini ancora Salvatori, Permugnan, poi è Vuizza, Brasini, Salvatori, serie di finte per permettere la penetrazione del compagno. Poi è il tentativo di Permugnan, sul quale però ha commesso fallo Bossi. Palla ancora Sandrin del Bologna, quindi la rimessa in gioco che avviene in questo istante. Va in avanti con Torri, da questi a Salvatori, che adesso si è portato in zona centrale d'attacco, mentre Vuizza che viene strattonato al momento del tiro. Vuizza avrebbe forse voluto il rigore, ma evidentemente non è stato dello stesso avviso l'arbitro, che ha fischiato un fallo sì ma non di rigore. Avete visto intanto nel replay l'azione fallosa della difesa dell'Ortigia Siracusa. Va in avanti ancora Brasini e viene bloccata ancora da Ludi Losso l'azione d'attacco dei padroni di casa, che stanno conducendo quando siamo al quinto minuto del secondo tempo per 10-9. Claudio, come vanno le percentuali di tiro da parte dei bolognesi? Meglio del previsto, si attestano intorno al 55% di realizzazione, 8 finora gli errori commessi in attacco. Questa volta va ad aggiungersi ovviamente quest'ultimo di Permugnan, ma grosso modo la squadra bolognese si sta mantenendo bene, mentre sull'altro fronte l'Ortigia, che ora è andata a segnare con Chionchio, rivediamo al rallentatore, vedete serie di finte e poi Chionchio fa entrare la palla tra portiere e palo dalla parte del palo più difeso dal portiere, cioè quello che praticamente diventa indifendibile. L'Ortigia, dicevamo, è al 47% invece con 11 errori e 10 reti al suo attivo, quindi ha avuto qualche occasione in più, sprecata come dicevamo prima. Chionchio ha commesso fallo dentro l'area di tiro, quindi c'è il rigore. Ecco che l'arbitro Longobardi spiega. E poi c'è la parata da parte di Augello sul tiro bomba di Brasini. Ancora una volta Augello si conferma in grandissima giornata. Avete rivisto adesso il rallentatore, che è riuscito ad alzare il piede al momento opportuno per ribattere la bomba che gli era stata sparata da Brasini. Quindi per Augello grande merito e grandissime qualità, soprattutto per quanto riguarda la prontezza di spirito e di riflessi. Sì, è stata una parata molto importante sicuramente questa su Brasini. È strano rilevare che Vuizza fino a questo momento aveva realizzato tutti e due i rigori che si era incaricato di battere, in genere lui il rigorista della squadra del Bologna, e non si sa perché in questo momento invece il tiro dai 7 metri si è stato affidato a Brasini, che ha sbagliato questa prima esecuzione per lui nell'incontro. Ed era un'esecuzione importantissima, come accennava Mele, proprio perché si era sul 10-10. Buon per noi, buon per loro, per Chiocchetti, che ci ha messo una mano sul tiro di Chionchio. Adesso vede il Bologna di andare in avanti per Mugnan e coglie in pieno il palo per Mugnan. Direi che oggi sarebbe stato il caso di rilevare anche i pali. Ce l'hai i pali, Claudio?
Sì, abbiamo anche i pali, infatti, 5 sono quelli che ha preso l'Ortigia Siracusa, 4 invece diciamo il numero dei pali presi dagli attacchi del Bologna. Anche qui un certo equilibrio che sembra sostenere tutto l'incontro fino a questo momento. Adesso c'era un fallo commesso in difesa dal Bologna ed è rimasto a terra Sandrin, toccato evidentemente duro. Arriva il dottore sotto le sembianze di questa bionda, ecco che è intervenuto il dottore del Bologna. Evidentemente qui si precorrono i tempi, perché non era successo molto spesso di vedere un medico donna intervenire direttamente su un campo di gioco. Rivediamo adesso, vedete, ecco il fallo, vedete che è bronzo, che va a finire sui piedi di Sandrin, che con l'arto bloccato è costretto dal peso dell'avversario a subire evidentemente una sorta o qualcosa di recuperabile, perché è già sul terreno di gioco. Adesso è Brasini che si è opposto molto bene, aveva recuperato Rudy Losso forse fuori, ma era stato un giocatore del Bologna a collocare la palla fuori dal campo, quindi l'arbitro giustamente ha fatto rilevare che il gioco doveva riprendere con la palla sempre all'Ortigia Siracusa. Sbaglia il passaggio Chionchio verso Mauceri e poi ancora una volta è bravo Chiocchetti, e ancora una volta dopo il tiro giustamente l'arbitro ha interrotto il gioco. Adesso c'è un'esclusione di Permugnan, che probabilmente aveva reclamato dopo che c'era stata la parata di Chiocchetti. L'arbitro aveva lasciato la regola del vantaggio e probabilmente, avendo visto che l'azione d'attacco del Siracusa non si era conclusa con la rete, ha ritenuto giustamente di assegnare il rigore, che adesso porta per la prima volta in vantaggio l'Ortigia Siracusa grazie alla realizzazione di Franco Chionchio, quando mancano praticamente 21 minuti alla conclusione dell'incontro. Eccoci al tabellone, il cronometraggio adesso è bloccato, l'arbitro Longobardi si intrattiene un attimo con Salvatori. Tutto adesso è stato chiarito. In superiorità numerica la difesa dell'Ortigia, mentre il Bologna deve andare a cercare di rimontare una rete senza avere tutti i suoi effettivi in campo. Permugnan è seduto e c'è un rigore ottenuto adesso da Sandrin, direi molto furbescamente, Mele. Ecco, bisogna rilevare l'azione di questo espertissimo giocatore che a furia di stare in campo ha perso anche un po' i capelli. E Salvatori ha sbagliato, bisogna ricordare, 3 entrate dall'ala sui 6 metri, però questa ricerca del rigore compensa probabilmente i 3 errori precedenti, perché in questo momento avere l'opportunità di segnare come ha fatto Buizza dai 7 metri è sicuramente importantissimo. E siamo di nuovo 11 pari, avete sentito le annotazioni tecnico-tattiche sempre precisi e puntuali da parte del nostro Claudio Mele, che adesso sorprendendoci prende nota anche dei pali. Un altro palo, Claudio, non farti sorprendere, ecco che va a segnare il quinto palo per quanto riguarda l'Ortigia, e adesso praticamente i pali sono in parità, 11-11 il punteggio. Praticamente è una partita che si sta sviluppando in perfetta parità, con una predominante da parte delle due difese rispetto agli assalti. Infatti aver segnato 11 reti in 40 minuti non è certamente una media molto elevata per la pallamano. C'è un fallo in favore del Bologna ed è Sandrin, rientra Permugnan, squadre in parità numerica, quindi Permugnan dà la palla a Torri, riceve palla Vuizza,
ancora Torri per Mugnan, Vuizza, Brasini per Salvatori, Salvatori al centro per Vuizza, poi da questi a Permugnan. Permugnan adesso vede che Vuizza tenta l'inserimento, passaggio per Sandrin che anche lui con molta furbizia si è trascinato appresso due avversari e ovviamente essendo entrati con i due avversari in area di tiro ha subito fallo per il rigore. Eccolo, vedete che la palla si era stampata sulla traversa e ancora una volta Vuizza si fa parare il tiro da Augello. Direi Mele che veramente oggi Augello sta trascinando i suoi fino a questo momento al pareggio, ma potrebbe anche essere un risultato positivo in trasferta per l'Ortigia dovuto in gran parte direi proprio alle grandi parate di Augello. 9 le parate fino a questo momento del portiere siracusano e 2 soprattutto questi tiri dai 7 metri bloccati che potrebbero fare la differenza alla fine dell'incontro. Va in avanti adesso Milosevic, ancora Milosevic ha una grandissima elevazione, infatti è stato bloccato molto furbescamente dagli avversari al momento in cui con il piede d'appoggio stava per tentare il volo per andare alla conclusione cercando di schiacciare dall'alto la palla verso Chiocchetti. Va in avanti ancora Franco Chionchio, ha subito fallo, da questi a Bronzo, da Bronzo a Rudilosso, ancora Franco Chionchio che ha cercato di sorprendere riuscendovi anche con l'aiuto del palo Chiocchetti. Il tiro di Franco Chionchio che adesso stiamo rivedendo, vedete, ha colto di sorpresa Chiocchetti che si stava spostando sul palo alla sua sinistra. Quindi le reti per Franco Chionchio adesso Mele sono diventate in totale 7 e questa è la prima rete che lui realizza dalla distanza, dai 9 metri. Va in avanti il Bologna che deve rimontare una rete. Ecco Brasini per Salvatori, da questi a Vuizza, per Mugnan, Hulk cerca di andare alla conclusione, ma ancora una volta gli si oppone molto bene Augello. Vedete che quando difende molto bene una squadra diventa pressoché impossibile per l'attaccante trovare un varco per tirare in tranquillità. Vuizza che arriva da dietro è riuscito ad andare al tiro ma non ha colto lo specchio della porta. Reclamava poi lo jugoslavo ma l'arbitro ha ritenuto che non ci fosse fallo commesso su di lui e quindi riparte in avanti l'Ortigia che sta conducendo l'incontro dopo 14 minuti del secondo tempo. Ne mancano quindi 16 alla conclusione, è un incontro ancora apertissimo a qualsiasi risultato. Mauceri, Milosevic viene spintonato, subisce fallo anche Franco Chionchio da parte di Hulk per Mugnan. Ecco Bronzo che rimette la palla in gioco, Milosevic da questi a Franco Chionchio attraverso Mauceri, ancora in possesso di palla Mauceri, Milosevic, Mauceri guarda Chionchio, poi preferisce passare a Rudilosso che viene bloccato senza troppi complimenti da Salvatori. Ancora in avanti l'Ortigia Siracusa che ovviamente prima di tentare il tiro vuole essere sicura di andare alla conclusione positiva. Milosevic si è fatto parare il tiro e poi c'è Brasini che si libera di due avversari e va alla conclusione positiva. Rivediamo questa azione di Brasini che è stato bravissimo a superare di slancio Mauceri, è stato un gol fortemente voluto da parte dei padroni di casa che si sono riportati in parità. Va in avanti l'Ortigia Siracusa, Mauceri, poi Milosevic, ancora Milosevic per Mauceri, Chionchio. Chionchio vede la possibilità di dare a Mauceri che subisce fallo, viene bloccato Milosevic da Permugnan che poi si scusa con l'avversario quando Hulk decide di andare su un uomo, difficilmente lo stesso riesce a proseguire nella sua azione. Mauceri per Chionchio, Bronzo in perfetta solitudine, direi che questo schema che nel primo tempo non era riuscito adesso invece ha permesso a Bronzo di andare a segnare in perfetta solitudine. Rivediamo, vedete passaggio di sottomano per Bronzo, nulla può fare Chiocchetti.
Come stanno andando le percentuali di tiro Mele per quanto riguarda l'Ortigia Siracusa? 52% per i siracusani, che hanno superato la soglia della metà degli errori commessi, mentre in regresso fino a questo momento il Bologna, che adesso va a segnare con Sandrin in tuffo. Direi esecuzione perfetta. Rivediamo anche Sandrin tutto solo, vedete, nulla può Augello nel tentativo di uscita. 13 pari il risultato, va in avanti l'Ortigia Siracusa. Dicevamo delle percentuali del Bologna: 13 errori, 13 gol, assoluto 50% di realizzazione, dopo essere stato anche più efficaci del 50% nella prima parte della ripresa. E qui c'è Milosevic che ha fatto esplodere il suo destro, nulla da fare per Chiocchetti, tiro imparabile in diagonale, ma forse in questo caso qualche pecca ce l'ha la difesa, che avrebbe dovuto chiudere prima il varco. Vedete, Milosevic fa tutto da molto lontano senza che nessun avversario sia in grado di opporsi. Va in avanti ancora il Bologna, che deve rimontare una rete. Siamo al 17° minuto del secondo tempo e il Bologna ha tutto il tempo per ragionare. Brasini, Vuisca, e poi c'è un fallo commesso su Vuisca. Ecco che è lo stesso giocatore jugoslavo del Bologna con la palla in mano, già battuta la palla per Torri, ma si è ripreso adesso con la punizione battuta da Torri. Brasini, Salvatori, ancora Brasini al tentativo di tiro, poi commette fallo su di lui Rudilozzo e va, ecco che rivediamo l'azione, e poi no, è stato Fusina a commettere fallo. E poi adesso il Bologna ancora in avanti con Permugnan, Brasini, ancora Permugnan al tiro, ed è bravo Chionchio a deviare con la punta del piede. Chionchio per Milosevic. Milosevic ha subito fallo e c'è un fallo, quindi, che ridà la possibilità di giocare l'azione in tutta tranquillità all'Ortigia Siracusa. Ortigia Siracusa con Mauceri, Chionchio ancora a Mauceri, da questi a Milosevic. Milosevic per Chionchio, che gioca in un ruolo che sta evidentemente cambiando rispetto a quello che era tradizionalmente il suo di ala destra. Adesso Chionchio fa più il terzino anche in attacco e quindi gioca in un ruolo che gli crea probabilmente dei problemi di inserimento al momento della conclusione dell'azione. Scatta in avanti Brasini e va a realizzare la rete del pareggio. Brasini potentissimo, direi che vale la pena di vedere le marcature di Brasini. Ecco, rivediamo al rallentatore, vedete, nulla può fare Augello, che sa benissimo che se si mette su un palo diventa facilissimo per l'avversario tutto solo andare a segnare sull'altro. Come va sto Brasini, Mele? Molto bene, 6 reti al suo attivo, 5 tutte dalla breve distanza e 4 di queste tutte in contropiede, quindi è il contropiedista del Bologna ed è sicuramente stato molto efficace in questa azione. Chionchio per Mauceri, da Mauceri a Milosevic, da Milosevic verso Fusina, poi Milosevic ha cercato di servire Mauceri, che viene bloccato dalla 6-0 grintosissima del Bologna, che un metro circa davanti alla linea di tiro si oppone con determinazione ed estremo agonismo a ogni tentativo degli avversari. Va in avanti ancora Mauceri, da questi a Chionchio, che lascia partire un tiro e realizza, cogliendo Chiocchetti nell'angolo più difficile da difendere. Rivediamo, vedete che Chionchio non si fa pregare, vede un varco nella difesa avversaria e di sinistro va a cogliere l'angolo impossibile da difendere da parte di Chiocchetti. Primo piano per Chionchio, mancano 9 minuti e 30 alla conclusione dell'incontro e ancora una volta si è riportato in avanti l'Ortigia Siracusa, che non demorde. Adesso siamo a una 5-1 con Fusina molto in avanti che marca Vuisca, mentre è Brasini che
cerca di servire Sandrin, non gli riesce il tentativo per un fallo commesso su Brasini da parte dei difensori dell'Ortigia. Ecco, Vuiz adesso tiene lontano, molto lontano il suo raggio d'azione per Mugnan, ancora in possesso di palla da questi a Torri, che viene bloccato, poi ha subito fallo Torri e c'è una esclusione di Milosevic. Poche esclusioni dobbiamo annotare, vero Claudio? Vuol dire che c'è una gran correttezza su entrambi i fronti. Sì, nonostante le difese molto aggressive, devo dire che le esclusioni sono state in tutto tre, una nel file del Bologna e due per l'Ortigia, che forse ha pagato un po' di più il fatto di difendere in 3-2-1, ma è sicuramente una partita molto corretta e giocata sul filo del regolamento. Adesso c'è un fallo commesso da Mauceri su Sandrin, la palla è già ritornata in possesso dei bolognesi che la fanno girare con Barrasini, ancora Brasini, su di lui era uscito Rudy Lotto, per Mugnan, per Torri e c'è il rigore. Ha commesso il fallo dentro l'area, ma poi si è rigirato per dimostrare agli arbitri che era fuori dall'area. Direi che come scelta di tempo Bossi non è secondo a nessuno. Stiamo rivedendo, vedete che ha i piedi nettamente dentro, ha commesso fallo e si gira, ecco l'azione che si gira e si porta fuori dalla linea di tiro. È ancora una impresa incredibile di Augello, che riesce a parare la botta ravvicinata di Vuiza dai 7 metri. Diciamo che Augello in assoluto si propone come protagonista nelle fila del Ortigia Siracusa. Il portiere siracusano, dopo un periodo non troppo positivo, sembra essere tornato ai grandissimi livelli. Intanto c'era fermo Salvatori a guardare l'azione insieme a Brasini. Rivediamo Brasini e Salvatori stanno a guardare, Chionchio non si fa pregare e nell'elevazione riporta i suoi in avanti. Chionchio da una parte in attacco e Augello in difesa, i due grandi protagonisti dell'Ortigia. Sì, ancora una volta, e questa è la conferma, con questa 12ª parata Augello sicuramente si laurea il miglior giocatore, il più utile soprattutto in campo. E chiaramente a questo Vuiza e Brasini anche hanno contribuito con i loro errori dai 7 metri, 4 rigori parati, e quindi questo è sicuramente anche un dato che comporterà al termine dell'incontro una certa differenza. Vediamo che infatti sono 3 le reti in questo momento di distanza tra l'Ortigia e il Bologna, e questa situazione di falli ovviamente penalizzerà adesso l'Ortigia di nuovo in difesa, ma certo che la squadra siracusana ha in questo momento il massimo vantaggio dell'incontro. Ed è stato escluso per 2 minuti Chionchio per fallo volontario su avversario lanciato a rete. E Vuiza trova uno spazio per Brasini, per Mugnan e poi ancora una volta, ed è incredibile, riesce ad opporsi al tiro Augello, ma per Mugnan aveva subito fallo. Per Mugnan evidentemente a questo punto continua a tirare, ma sembra stregata la porta di Augello. Brasini va in avanti, per Mugnan ancora al tiro e ancora una volta Augello para, recupera il Bologna sempre in superiorità numerica. E poi Evuista, e ancora una volta gli si oppone Augello, è una sfida di Augello contro il Bologna intero scatenato. A che punto siamo con i tiri parati? 13, è sicuramente un'ottima prestazione, purtroppo con questo tiro diciamo di rimbalzo davanti alla linea è molto difficile misurarsi, e quindi qui diciamo che proprio la sua azione è incolpevole. Augello ha dimostrato di essere nuovamente ai livelli che hanno permesso in passato a questa formazione siracusana anche di conquistare 3 scudetti. È sicuramente rientrato dopo un periodo di assenza ed un periodo di rodaggio nella forma migliore. Probabilmente la squadra se ne avvantaggerà in questo finale del girone d'andata. Va in avanti l'Ortigia Siracusa, che conduce con 2 reti di vantaggio quando mancano 5 minuti, anzi meno di 5 minuti alla conclusione dell'incontro. Il Bologna deve cercare di non sbagliare più
nessun tipo di assalto, ma non solo, deve anche riuscire a difendere senza commettere falli che permettano agli uomini di Milevoli di andare dai 7 metri, quindi dal rigore. Va in avanti adesso ancora l'Ortigia Siracusa in inferiorità numerica, si libera Miglietta e va a concludere Miglietta, un giovane terzino destro che sta crescendo molto bene. 18 a 15 il punteggio quando mancano praticamente 4 minuti alla conclusione dell'incontro. Per il Bologna le cose si complicano moltissimo, anche perché negli ultimi tempi la squadra di Zvonarek non ha mai dato la sensazione di essere in grado di svolgere quelle trame d'attacco che nel primo tempo le avevano permesso di superare l'attenta retroguardia dei siracusani. In avanti ancora il Bologna per Mugnan, Brasini si libera ma non riceve Salvatori, poi riceve Salvatori, ecco che ha cercato un improponibile passaggio a Sandrin che doveva cercare di superare le mani degli avversari. Ancora Salvatori per Brasini, ancora Sandrin, attorniato da 4 avversari. Questa insistenza nel servire il pivot Sandrin è costato al Bologna molto più di quanto non si possa pensare. Adesso c'è una esclusione temporanea di Rudy Lotto, quindi è rientrato Chionchio ma è stato escluso Rudy Lotto. Superiorità numerica per altri 2 minuti per il Bologna, che però non riesce a dare consistenza ai suoi attacchi. E adesso Torri finalmente dall'angolo riesce a superare Augello, peraltro Torri era stato lasciato in perfetta solitudine, rivediamo, e su questi tiri in diagonale ben poco possono fare i portieri. Certo, questo è il classico schema d'attacco che si sviluppa quando c'è superiorità numerica da parte della squadra attaccante, quindi a scalare c'è uno scalare. Vasino chiaramente è ormai più esperto di ogni altro in questo genere di interventi, e quindi naturalmente Torri, lasciato solo, ha avuto l'opportunità di andare a rete. Forse non si aspettavano i giocatori del Siracusa che fosse affidata alle mani di Torri l'esecuzione di questo tiro, e quindi l'ha lasciato un po' tranquillo. È un giovane questo Torri, e invece è toccato a lui e è andato a segno. Va in avanti l'Ortigia Siracusa con Chionchio, da questi a Miglietta, poi a Mauceri, Milosevic, ancora un fallo da parte di Permugnan e il gioco è interrotto. Va in avanti adesso l'Ortigia Siracusa con Fusina, Milosevic, ancora Mauceri, serie di finte, poi Milosevic non riesce ad andare in elevazione per esplodere il suo tiro, è stato bloccato da Ponti, un giovanissimo messo proprio in campo poco fa. Mauceri, e poi c'è una respinta di piede con palla che finisce fuori dal campo, rimessa in gioco da parte dell'Ortigia Siracusa. Milosevic ha perso palla ma ha subito fallo, è molto attenta la retroguardia del Bologna e va in avanti ancora. Ultimo minuto di gioco, ci segnala giustamente Mele, Milosevic ed è Chiocchetti che para, poi Permugnan, Torri, poi Ponti che ha subito fallo, e c'è 2 minuti di esclusione per Fusina. Tempo bloccato, manca 30 secondi e ancora una volta è bravo Augello ad opporsi. Diventa molto difficile per il Bologna rimontare 2 reti. Ecco, c'è Sandrin, Vuizza, ancora Vuizza per Mugnan, e poi è ancora in diagonale, bravissimo Augello a parare questo diagonale di Torri. Poi parte il contropiede di Bronzo che va a realizzare la rete in perfetta solitudine. Siamo alla conclusione dell'incontro,
siamo a una conclusione molto positiva per l'Ortigia. Siracusa che va 19-16 il punteggio. Mele, direi che tutto sommato un risultato che vede da una parte l'Ortigia conquistare i due punti meritatamente. Sicuramente è in ascesa questa formazione siracusana, la scorsa settimana ha piegato il Modena in casa, sorprendendo anche gli stessi osservatori del Siracusa, e quindi è sicuramente un momento favorevole per l'Ortigia. Intanto abbiamo chiamato qui con noi Augello, grande protagonista in senso assoluto di questo incontro, eccolo qui. Ecco, Augello, oggi sei stato il grande protagonista in assoluto. Che cosa si prova a parare tanti rigori e tanti tiri? Sei ritornato in forma strepitosa. Si prova quello che provano anche gli altri portieri a parare i rigori, così come le statistiche dicono. Niente, oggi è stata una giornata abbastanza buona per me. La squadra poi oggi ha giocato abbastanza bene per essere una partita in trasferta, tenendo conto che ancora non siamo al massimo della forma. Siamo riusciti a portare questo risultato che sulla carta era un po' difficile. Nel primo tempo avete avuto qualche difficoltà in più, poi nella ripresa gli schemi d'attacco hanno funzionato meglio. Sì, infatti noi abbiamo sempre avuto difficoltà all'inizio del primo tempo per cercare, diciamo, di studiare le mosse dell'avversario, e oggi è durato un po' più del previsto. Ecco, davanti a te nel primo tempo abbiamo visto qualche volta la difesa impacciata e abbiamo visto anche le tue sgridate. Evidentemente nel secondo tempo non ci c'è più stato bisogno, anche perché sei cresciuto di rendimento tu. Sì, diciamo che io sono riuscito a rimanere un po' abbastanza costante. La difesa più che altro si è un po' assestata nel secondo tempo, non solo per le mie sgridate, anche perché, diciamo, è cresciuto il ritmo di gioco e quindi anche tutta la squadra è riuscita a rendere meglio. Del solito abbiamo avuto difficoltà all'inizio del primo tempo, non solo per l'attacco ma anche per la difesa, quindi diciamo che rientrava nel normale avere certi sbarioni nel primo tempo. Ortigia Siracusa, dopo un avvio di campionato in sordina, adesso si ripropone come avversario tradizionale del Trieste. A quanto pare si rinnova la sfida, questa volta speriamo di riuscire a batterli anche in finale, finalmente. Auguroni con queste immagini dal Palazzo dello Sport di Bologna. Vi restituiamo la linea, grazie dell'ascolto, a risentirci.